slogan della resistenza così impressionante, il Mount Wilderness. La morte, ma non l'umiliazione. Perché questa umiliazione di 40 anni, questo piegarsi sistematico all'oppressione, all'obbligatorietà dell'introiettare, addirittura nell'ambito della coscienza, la supremazia della presidenza idolatrata, fino al punto di imporre ai nostri giovani di gridare nelle piazze, all'uscita da scuola o al posto della scuola, Dio levati di dosso e metti Assad al tuo posto. E i nostri giovani e le nostre prigioni sono torturati finché riammettono che il loro Signore, il loro Dio è Bashar al-Assad. E i nostri giovani hanno detto basta a morte. Questa è una cosa impressionante. I nostri giovani escono dalla prigione di Assad torturati, distrutti e ritornano. Perché ci dichiarano quando hai detto a piena gola, a pieni polmoni, la parola libertà, non ne puoi più fare a meno. È come una rinascita psicologica e spirituale, nutrita naturalmente dalla dignità della religione musulmana per quelli che sono musulmani e dallo spirito evangelico per quelli che sono cristiani. Io ho delle testimonianze di giovani cristiani della rivoluzione siriana impressionanti per dignità e coerenza cristiana. Nel rifiuto dell'odio del nemico, nella disponibilità alla riconciliazione, nel sopportare l'uso della forza rivoluzionaria come condizione imposta dagli eventi, ma non scelta di violenza da parte di chi obbligato è costretto a resistere anche con la forza, ma solo per il tempo necessario nell'esercizio della forza minore possibile in vista della promossa, proposta, cercata riconciliazione civile nazionale. Naturalmente il potere siriano ha avuto bisogno di accelerare, di moltiplicare quell'uso della manipolazione mediatica di cui è maestro da decenni e con la quale aveva ricostruito la presentabilità del regime internazionale fino ai premi ricevuti in Quirinale per lui e la moglie, cioè tutta quella grande capacità di autopromozione mediatica del regime di Bashar al-Assad. E immediatamente la costruzione ideologica, la versione del regime si è imposta all'interno del paese, a fronte di chi era disposto a recepirla, e all'esterno. Non c'è nessuna rivoluzione, c'è un complotto. Allora qui, se traduco l'allarme, è una versione. Se viene detta ai media occidentali è un po', c'è un silenziatore, diciamo, strategico. Allora, ciò che viene detto in arabo è quanto segue. Il complotto è tra sionisti, servi dei sionisti, cioè gli americani e gli europei, schiavi dei servi dei sionisti, cioè gli arabi sauditi e i catarini, alleati degli schiavi dei sionisti, cioè i turchi, e servi occulti di questi signori, il terrorismo musulmano, a cominciare dai fratelli musulmani, i salafiti e Al-Qaeda. Questa è la traduzione letterale di ciò che propina il governo siriano a chi lo vuole intendere in Siria. Mi sbaglio? Sono esatto? L'avevo detto bene. Per l'Occidente c'è una versione
scorretta. Si dice la stessa cosa, ma in un modo meno insistito, per non essere subito portati dal medico per lo studio della patologia, della paranoia evidente di questa reazione. E si dirà: cosa volete, Occidente? Scegliete di qua lo stato laico secolare e di qua la dittatura islamica. Di qua coloro che pur gridando sono andati d'accordo con Israele per 30 anni e di qua il terrorismo che si fa esplodere. Di qua l'Iran che in fondo rappresenta uno dei poli continentali in correzione del vero problema che è l'islamismo sunnita, e di qua l'Afghanistan che viene ad affacciarsi sul Mediterraneo. Scegliete, volete la padella o la brace? 20 mesi di repressione ignorata dall'Occidente. Ritroviamo magari in giro per il mondo a braccetto con i loro concittadini.
in America piuttosto che in Francia piuttosto che altrove. E quindi il grosso bacino dei cristiani di regime, per dir così, è il bacino dei cristiani romani, che in qualche modo, proposti socialmente dal partito Bas, hanno creduto al mito infinitamente volte ripetuto che senza gli Assad sarebbero stati perseguitati dai mostri giovanili. Questo soprattutto per quei cristiani che, venendo da zone rurali abbastanza enclavee, abbastanza chiuse su se stesse, non avevano un'esperienza familiare, tradizionale, di relazione continuativa nei confronti dei sunniti urbani, e che quindi si sono sempre mossi nell'ambito della vita di regime e della manipolazione di regime. Questi cristiani, d'altronde, non hanno mai gustato la democrazia, né in famiglia, né in parrocchia, né a scuola, quindi non è che gli si può chiedere di svegliarsi democratici. Obbediscono alle loro paure. Pastori, clero e popolo assieme. Naturalmente questo deve provocare nella coscienza musulmana una grossa domanda. Perché, scusate, io dico noi musulmani, perché io mi sento profondamente parte, come cristiano, del popolo siriano che è musulmano e che è cristiano, e che era anche ebreo, purtroppo sono dovuti andare via, venduti all'America dal regime di Assad. Perché nel 1993 il regime di Assad accettò che tutti gli ebrei di Damasco, che erano una comunità fiorente, importantissima nell'ambito della cultura siriana, fossero praticamente espulsi in una specie di accordo. Quindi a me pare che come musulmani non abbiamo saputo comunicare, non abbiamo avuto la preoccupazione sufficiente di comunicare con ebrei cristiani negli ultimi decenni. È stata una paralisi, un ritardo nella capacità di comunicazione, e che spero saremo in grado di recuperare, e che in questa fase rivoluzionaria stiamo cercando di recuperare. Dal fatto che molti cristiani rimangono con Assad, e quindi abbiamo dei ecclesiastici cattolici ed ortodossi che, attraverso le televisioni, le radio, i giornali e l'andare in giro per il mondo, come faccio io d'altronde, cercando umilmente e inutilmente di recuperare, ripetono all'infinito la versione del regime. Ma siccome hanno imparato che ci sono cose presentabili in Occidente e cose impresentabili, cominceranno sempre il loro discorso dire: naturalmente noi non siamo per la dittatura, naturalmente noi non siamo interessati a che Assad rimanga, ovviamente la nostra preoccupazione non è quella di mantenere questo regime. E dopo questa breve premessa si dirà: ma il vero problema della Siria è la presenza del terrorismo musulmano. Il vero problema della Siria non è la rivoluzione, che i siriani non vogliono, ma di accedere ad una trasformazione tranquilla, progressiva, riformista. Il vero problema della Siria è l'aggressività del sionismo, il vero, eccetera. E tutto questo poi finisce col dire: noi vogliamo la riconciliazione, Musalaha, c'è addirittura un movimento Musalaha, che è una formula della retorica di regime promulgata da me. Io ho parlato di Musalaha nel 2011, ho fatto troppo lungo, adesso mi interrompo qui. Nel 2011 ho parlato di Musalaha, ma ad una condizione sacra: il pieno esercizio garantito dalla solidarietà e dalla responsabilità internazionale della libertà di espressione, della libertà di opinione. Allora benissimo, per la Musalaha e per trovare la forma delle rivoluzioni siriane, con pazienza, dando tempo a tempo, ma a partire da una garanzia internazionale, una protezione internazionale del diritto dei siriani ad esprimersi. Ma questo non c'è.
finale, fondamentale del nostro regime è di negare sistematicamente la libertà di opinione e la libertà di espressione, perché sa dividere solo attraverso questa negazione. A livello esteriore, lo sapete, la Russia e l'Iran sono i due grandi alleati, mandano un sacco di armi, sostengono economicamente il paese e giù con la retorica degli amici di Assa dicendo la rivoluzione prende soldi dall'Arabia Saudita e dal Qatar. Sì, ho capito. Io ho partecipato a molte riunioni di siriani in giro per il mondo che si tassano per salvare dal massacro i loro concittadini all'interno del paese. Ah, ma l'Arabia Saudita non è un paese democratico, come fate a fare la democrazia pagati dai sauditi? Sentite, i sauditi ci danno i soldi perché siamo sunniti, ma noi li usiamo per diventare democratici, poi gli renderemo il servizio. Saranno anche a vantaggio
dobbiamo essere. Io questo l'ho capito sulla tomba di Dossetti, l'ho capito da Aldosso, l'ho capito con l'Associazione Partigiani Italia nella Liguria delle Montagne. Siamo accanto alla resistenza siriana, perché quello è il posto nostro di una repubblica nata dalla resistenza. Stiamo accanto ai giovani siriani che muoiono per la loro libertà, come hanno fatto i nostri padri. E poi un grande lavoro diplomatico per riportare la Russia e l'Iran all'arena della discussione politica internazionale, per la responsabilità, la corresponsabilità per la pace del Mediterraneo di tutti i partners, non usando la Siria come ring per fare a botte con la Russia, a botte con l'Iran. E poi per quelli che tra noi vogliono essere gandiani o vorrebbero essere come me, cercare di ridare alla non violenza tutta la sua autentica dignità. Oggi la non violenza è usata per screditare e affondare la resistenza siriana. Gli slogan della non violenza sono usati in Europa per abbandonare i siriani democratici al loro destino. La non violenza persegua con i suoi mezzi i fini democratici senza i quali è indegno di rifarsi a Gandhi. Si mobilitano. Dove sono i 500 che andarono a Sarajevo?